una manifestazione, un tema, questo dell'acqua, che deve saldarsi anche con altri temi. A Roma si sta combattendo una battaglia molto grande contro la scelta di Alemanno di privatizzare, ed è una battaglia che tra l'altro si lega anche con l'idea di costruire un'opposizione sociale contro tutti i temi che vengono portati avanti in materia di privatizzazione, non solo delle amministrazioni locali ma anche dal governo. C'è la proposta per le prossime settimane di costruire proprio una grande iniziativa a Roma, Blocco Occupi Montecitorio Fornero. Come la vedi? Beh, quello credo che sia effettivamente necessaria, nel senso che abbiamo vissuto un inverno di finte polemiche circa l'articolo 18, promettendo appunto nuovi contratti, nuovi ammortizzatori sociali per le nuove generazioni in cambio, diciamo, di una maggior flessibilità in uscita, come la chiamavano Monti e la Fornero. In realtà ci siamo ritrovati con un articolo 18 che è stato toccato e che ha concretamente già si vede come sia partito un attacco rispetto appunto alla possibilità di licenziare anche rispetto al pubblico impiego, che è concretamente appunto quella dell'attacco al welfare e ai servizi pubblici locali, l'altra faccia della medaglia della distruzione dei diritti dentro il mondo del lavoro e dell'appunto strumentalità di quello tentativo di scontro generazionale che ha messo in piedi il governo con appunto anche la complicità di CISL e UIL e anche della CGIL, e che appunto ci ha raccontato come si trattava di uno scambio, no? Maggiori tutele per chi entrava nel mercato del lavoro e minori privilegi appunto per coloro che avevano ancora qualche diritto. Ormai da questo punto di vista credo che siamo davvero tutti precari, e credo che appunto la questione del reddito di cittadinanza a fianco a un aumento generalizzato dei salari sarebbero l'unica vera ricetta contro l'austerità e contro appunto un meccanismo che vuole iniziare a costruire, basta leggere il programma della Merkel, anche delle isole dove appunto non valgono i diritti, cioè un po' come appunto a Hong Kong piuttosto che a Taiwan. Questa è l'idea di chi governa l'Europa oggi, della finanza e purtroppo anche della politica, che ci vuol far concorrere con la Cina, non appunto sulla possibilità di valorizzare invece il welfare, di valorizzare la cultura, valorizzare quei terreni appunto che caratterizzano anche la civiltà, tra virgolette, europea dal dopoguerra ad oggi, ma invece appunto si vuol concorrere rispetto al costo del lavoro. Allora questo chiaramente ci porta davvero dentro un meccanismo di scontro di tutti contro tutti, dove chi ci guadagna è solamente appunto il sistema delle imprese e la finanza. Cioè vogliono continuare su quella strada che ormai dal 2007-2008 è chiaramente una strada fallimentare, quella della finanziarizzazione dell'economia, che appunto distrugge da una parte i diritti e dall'altra l'ambiente e anche le forme di welfare che garantivano la tenuta sociale in questo paese. Quindi l'iniziativa del 13-14 di occupare appunto una o più piazze per costringere sotto assedio, diciamo, il governo che si prepara a varare appunto la riforma del mercato del lavoro, credo che sia un segnale che debba essere appunto recepito da tutti quei lavoratori, quelle lavoratrici che appunto in questo autunno e in questo inverno hanno fatto gli scioperi anche indetti dalla CGIL e che però non hanno prodotto appunto uno stop rispetto alle intenzioni del governo, e soprattutto non hanno aperto una vera discussione appunto su reddito di cittadinanza, su quali sono le nuove forme di accesso al lavoro per milioni di giovani donne e uomini. E anche un'idea, diciamo, di dire ogni movimento, rete, eccetera, da sola non ce la può fare. Insieme, coalizzati, possiamo raggiungere, diciamo, anche una capacità di mobilitazione molto maggiore, che è un po', penso, la necessità in questo momento. Sì, credo che anche avere la dimensione del limite di ognuno come soggettività e della capacità invece davvero di mettersi in rete, ma anche appunto di costruire un valore aggiunto nella messa in rete, e si tratta appunto anche di uscire dalle logiche della competizione a sinistra, di un meccanismo rancoroso anche di fare politica, che secondo me appunto ci impedisce anche di parlare concretamente con i soggetti reali che poi sono interessati a quello che sta avvenendo concretamente nella società, a partire appunto da ormai la crisi viene usata per non pagare più, per pagare di meno, cioè tutti i pezzi, diciamo, del lavoro, soprattutto quello nelle piccole e medie imprese,
usa la crisi per scaricarla costruendo condizioni di lavoro ancora peggiori, ancora più dure per quanto riguarda i precari e tutti quanti. Allora, su questo riuscire appunto a uscire dalla logica dell'egemonia competitiva che abbiamo ereditato purtroppo anche la nostra storia, e riuscire a costruire invece appunto la democrazia dei beni comuni a partire dalla messa in rete delle molteplici soggettività che esistono e che hanno dei problemi e che devono appunto, secondo me, provare a ricostruire anche un'idea di società, una proposta di società che non vale solo appunto nelle lotte sociali, ma che valga anche sul terreno politico e che riesca appunto da questo davvero a costruire uno spazio di alternativa davvero per questo paese e per questa Europa, che non sia quella dell'austerità e della distruzione di ogni diritto e ogni forma di welfare.